Taglio del nastro oggi per la nuova palazzina spogliatoi del Campo della Baone a Vigne. Grande partecipazione di pubblico e di autorità, con in testa il presidente della società sportiva Mauro Ottobre, il sindaco Alessandro Betta, l'assessore provinciale Mellarini e tanti altri. L'Unione Sportiva Baone chiedeva da anni l'ampliamento degli spogliatoi, in quanto ormai gli spazi erano diventati insufficienti per una società di calcio che accoglie ogni settimana numerosi atleti. Il costo totale dei lavori è di poco più di 485.000 euro, di cui circa 244.000 di contributo in conto capitale dell'amministrazione comunale e circa 241.000 messi a disposizione dalla provincia. Nell'occasione è stato presentato anche il volume che raccoglie 40 anni di storia della società, ricco di fotografie e di aneddoti. Presidente Ottobre, grande soddisfazione per questa inaugurazione della nuova palazzina, un obiettivo raggiunto. Qui si vede evidentemente il lavoro fatto anche dal sottoscritto in termini di pressioni politiche in quel di Trento per ottenere una volta ogni tanto qualche contributo anche per noi, per la nostra comunità. Qui i contributi sono arrivati, erano pochissime opere finanziate nella provincia autonoma di Trento, erano tre, nelle tre c'erano anche i nostri spogliatoi della Baone, quindi una soddisfazione enorme per aver realizzato questa struttura. Quindi oserei dire anche che il mio mandato porge il termine con questa inaugurazione, con questo anche evento di oggi, che è stata una bellissima giornata con piena di partecipazione delle persone. Da parte del sindaco c'è stata la promessa di una nuova opera sportiva che verrà fatta qui nel Romarzollo. Sì, frutto anche della nuova legge provinciale dove in praticamente poche parole è stato detto se avanzati i soldi l'amministrazione li deve dare al comunità di valle, quindi noi non vogliamo avanzare soldi nel comune di Arco, non vogliamo evidentemente darli in giro, ma vogliamo fare delle opere, quindi possiamo spendere questi soldi per queste opere ulteriori. E quindi verrà realizzato un campetto Un nuovo. campetto qua a fianco, aperto a tutti, anche in qualsiasi ora, per poter giocare per questa comunità del Romarzollo, che è molto importante. Ma un contributo dovuto nei confronti di una società che si è sempre spesa con passione, con professionalità per la crescita dei nostri giovani, giovani che devono credere nei veri valori dello sport, che sono i valori dell'amicizia, i valori della solidarietà, per accrescere la coesione sociale. E credo che in questi momenti il Movimento Sportivo Trentino, in questo caso una società storica come l'Unione Sportiva Balone, abbia ben interpretato quelle che sono anche non solo le desiderate, ma gli impegni per saper accogliere tanti ragazzi che provengono da paesi in cui c'è sofferenza e non hanno la possibilità di avere spazi adeguati per la pratica sportiva, per il momento di divertimento. È quella di un'integrazione, direi, con le nostre comunità per far conoscere le nostre culture, quanto può dare lo sport, ma soprattutto lo sport, credo che oggi per loro, per questi ragazzi, per i nostri, ma soprattutto è anche per conoscere, credo, quella che è una cultura sportiva che appartiene da decenni all'interno del nostro territorio, che è sì fonte di crescita sociale, ma anche e soprattutto credo di dare risposte a quelli che sono i bisogni oggi del singolo cittadino, di trovare anche le occupazioni su quelle che sono le attività economiche legate al movimento sportivo.